E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua e andremo a provare insieme il Marine, fucile a impulsi della nuova monarchia, mi sembra. Uno veramente degli ultimi fucili, insomma, usciti con questa season, vediamo. Allora, intanto abbiamo il telaio d'attivo, quindi il solito perk intrinseco. I tre mirini che ho provato, e questo a zoom esteso, quindi lo leviamo praticamente subito. E tra questi due mi trovo meglio con questo, che aumenta la maneggevolezza e gittata. Questo invece dà più gittata e un po' più di maneggevolezza, ma io preferisco il contrassegno IS. Poi abbiamo i due perk, proiettili stabili, notevolmente aumentata la stabilità e riduce un po' la gittata. E proiettili finiti, che invece aumenta un sacco la gittata a discapito però di un sacco di stabilità. Poi abbiamo cerca test e perk peculiare, i danni a corpo con quest'arma aumentano i danni di precisione per breve tempo. Supremazia. Quindi ecco, ci conviene fare così, che è una specie di coniglio di giada, ecco. Allora, vediamo, intanto abbiamo il titano, quindi potrei non riuscire a muovermi perfettamente. Questo è, si tratta di un mirino olografico, non di un mirino fisico. Allora, danno in testa 24, e al corpo, scusate, mi è sfuggito. Altro. Va bene. Ok, questo non si è riuscito a farcela. In ogni caso, un'arma che anche se giocata con la gittata così, non al massimo, non pompata al massimo, riesce comunque a dare i suoi bei risultati sulle medie lunghe distanze. Ecco, qui ci sono un po' troppi nemici, andiamoli a prendere, se sennò qua la faccenda si fa un po' noiosetta. 16 di danno al corpo, in ogni caso 16 di danno al corpo, che è un po' bassino in confronto al danno in testa, che invece è 24 con 3. Con tre scariche di colpi in testa, precise in testa, si sciotta. Però non è molto facile farla entrare, anche per la stabilità di quest'arma, che è un attimino. Dai, questo quando è arrivato. Ma sciolto la lanciavitazione. La stabilità di quest'arma è, dicevo, un attimino particolare. Ecco, non è una delle più facili armi da Infatti vediamo anche come rende con la gittata non al massimo, cioè da queste distanze, cioè da questa distanza da cui abbiamo killato questo qui, comunque va già ridotto, va già subito la riduzione del danno anche incredibile. E infatti vediamo come facendo il colpo al corpo seguito da quello alla testa riceviamo comunque un bonus di 2 danni, ecco, nel critico. Cioè, comunque 2 di danno non è per niente male, perché quindi da 24 in testa arriva a fare una soppressione che non mi fa saltare, arriva a fare, diciamo, oddio, non mi ha tirato il corpo, arriva a fare 26, ecco, su di lui, ma non importa, adesso vediamo lì. Prendo di qua. In realtà il caricatore. Io l'ho fatto così. Il caricatore, dicevo, da 33 colpi, non ho aumentato. Risulta un attimino fiacco, cioè finisce, si sente che finisce. Nel complesso direi che è un'arma meta, assolutamente no, però. Però comunque è un'arma che potrebbe dire la sua 3 se minuti, utilizzata da qualcuno continua che è più così e la abituato ad battaglia sarà usare tua. un tipo di impulsi del genere. Infatti potrebbe sembrare, ecco, oddio, bene. Potrebbe sembrare il bella donna, no? Dalla forma, dalla. Sì, dalla forma che ha. Però è un'arma totalmente diversa. Che è veramente poco a vedere con quell'impulso. Vabbè, vediamo, comunque facendo i danni comunque in testa molto precisi, le kill
si riesce a farle in maniera anche abbastanza pulita. L'unione fa la forza! Anche in maniera abbastanza pulita, senza troppe difficoltà legate al fatto che in realtà quest'arma ha un danno al corpo piuttosto bassino, ecco. Maledetto con la soppressione. Sennò che io non sono abituato a utilizzare il titano, quindi quello che vita mia ha fatto veramente pochissime kill. Diciamo una super del titano, soprattutto i martelli, non sono veramente capace di utilizzarle. Allora cerchiamo di vincere. Non avrei potuto chiedere di meglio. Vabbè. Allora, in generale è un'arma buona. Predilige assolutamente le medie e lunghe distanze. Devo dedicare molta energia. Come ogni input si dà questo più o meno arato di fuoco. Si può utilizzare magari con una sidearm, come ho fatto io oggi. Sicuramente qualcuno più abituato di me lo sa usare molto molto meglio. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate like, commentate ed iscrivetevi. Passate dai social, che come ogni volta sono qui sotto in descrizione, Instagram e Facebook, anche dal nuovissimo bellissimo sito. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti. Io sono Gaul, e la tua luce è mia.